La questione, il problema fondamentale nell'elaborazione di un testo sulla base di altri testi è l'uso appropriato dei documenti, dei testi che mi servono per elaborare un testo originale. Ecco alcune semplici regole per utilizzare il dossier dei documenti in maniera appropriata. La prima regola è questa: l'articolo di opinione è argomentativo, non espositivo. Non devo illustrare le opinioni altrui, ma servirmi del contributo di altri per avvalorare, per argomentare le mie posizioni, per arricchire la mia discussione. L'articolo di opinione non è un testo compilativo, espositivo, in cui io espongo opinioni altrui, ma in cui uso il contributo di altri per arricchire la mia discussione. Il mio testo, pertanto, non deve essere il risultato di un collage di citazione, cioè di un sistematico copia e incolla dei vari documenti. Infatti, in tutto questo, dov'è il contributo, il mio contributo personale? Per capirci, prendiamo due documenti che fanno parte del dossier relativo all'argomento la scuola italiana, l'innovazione digitale, argomento che fa parte dell'ambito tecnico-scientifico della tipologia B. Il primo è un estratto da un saggio di un filosofo, Giovanni Reale, il cui titolo è Salvare la scuola nell'era digitale. È chiaro che Giovanni Reale assume una posizione critica rispetto all'innovazione digitale nella scuola, perché, come sostiene, l'invasione delle nuove tecnologie rischia di distruggere l'antico rapporto tra maestro e allievo. Il secondo documento è una massima, un'opinione autorevole espressa da uno dei fondatori di Internet, Clifford Stoll. L'insegnamento non può ridursi a insegnare ai giovani a picchettare su una tastiera 8 ore al giorno, un'affermazione che è paradossalmente in sintonia con la posizione di Giovanni Reale. Vediamo come utilizzare in maniera appropriata questi due documenti. Abbiamo qui due modalità di utilizzo dei documenti che abbiamo visto in precedenza. La modalità A è evidentemente quella scorretta, perché, come possiamo vedere dalla prevalenza del colore rosso, l'autore si è limitato a fare il copia e incolla, cioè ha citato, ha riportato in maniera letterale, senza un'elaborazione originale, la posizione di Giovanni Reale, che è identica, mettendola semplicemente tra caporali. Ha utilizzato lo stesso procedimento per la massima, tra virgolette, per l'opinione autorevole di Clifford Stoll, che compare nel testo senza alcuna significativa modifica. Se invece osserviamo il testo B, notiamo che l'autore ha rielaborato in maniera originale e personale il contributo di Reale. Leggiamolo. Dall'altra dice: non bisogna sottovalutare il rischio che, come fa notare lo storico della filosofia Giovanni Reale, in Salvare la scuola nell'era digitale, il tablet e il lavoro di gruppo si sostituiscono al rapporto maestro-allievo, che è alla base di ogni forma di apprendimento. Non è un copia e incolla, è una rielaborazione originale del testo di Reale, che viene poi anche citato, se vogliamo. È possibile citare, ma la citazione deve sempre limitarsi a porzioni significative del testo o molto limitate. Qui l'autore, per esempio, rielabora Reale, citandolo nuovamente, dice: sempre secondo Reale il valore etico della scuola che insegna a diventare uomini. Non riprende tutta la frase per intero, ma soltanto alcune porzioni significative. Mentre è giusto ed è una scelta strategica utile riprendere una citazione importante come quella di Stoll, perché è una frase ad effetto, una massima che può essere riportata così com'è,